L'Egitto è una terra ricca di misteri. Basti pensare alle piramidi, alla Sfinge, agli obelischi. Ma non solo. Siete pronti ad affrontare questo viaggio? Io sono Giorgio Pastore e questa è X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. L'Egitto, terra dei faraoni e delle piramidi, vanta una storia millenaria. Secondo gli egittologi, tutto ebbe inizio attorno al 3000 a.C., quando il faraone Narmer riunifica in un unico regno l'Alto e il Basso Egitto. Viene così fondata una prima dinastia di faraoni e poco tempo dopo, nel corso della quarta dinastia, vengono costruite la Sfinge e le tre piramidi della piana di Giza, ovvero la piramide di Cheferne, Cheope e Micerino. Tuttavia, dobbiamo farvi notare alcuni problemi. Infatti, alcuni geologi, osservando l'erosione presente sulle rocce della Sfinge, la ricollocano almeno al 6000 a.C., quindi 3000 anni prima della datazione ufficiale. Questo perché, secondo le teorie di certi geologi, l'erosione presente sul manto della Sfinge sarebbe stata provocata non tanto dal vento, ma dall'acqua, e le ultime grandi piogge a riversarsi sull'Egitto risalgono proprio a quel periodo, al 6000 a.C. Inoltre gli egittologi vanno affermando che le piramidi sarebbero le tombe dei faraoni. Però, di fatto, all'interno di questi monumenti non sono mai stati ritrovati né un geroglifico né una mummia. Solo dei sarcofagi vuoti, che per quanto ci riguarda potrebbero avere contenuto qualsiasi cosa. D'altronde gli arabi conservano ancora oggi delle cronache che potrebbero far luce su questo mistero, almeno per chi volesse crederci. In queste cronache è scritto che le piramidi vennero costruite dall'antico e misterioso re Saurid per proteggere al loro interno il sapere del suo popolo prima che un grande diluvio spazzasse via la sua civiltà. Questa storia ci fa tornare alla mente il mito di Atlantide, una grande isola, una grande civiltà sommersa in una sola notte da un grande mare. Inoltre, sempre in queste cronache arabe, è scritto che in origine sulle piramidi c'erano dei misteriosi simboli che nemmeno i primi egizi sapevano leggere, in quanto appartenevano a una scrittura antica e dimenticata. È vero che esistono altre piramidi, ma gli egittologi potrebbero sbagliarsi anche in questo caso. Invece di essere più antiche, potrebbero semplicemente essere un maldestro tentativo di imitare le tre piramidi di Giza. Parlando di piramidi, non possiamo non citare quelle di Montevecchia, in Italia. Sono anch'esse tre e disposte come quelle più conosciute, d'Egitto, ma anche a imitazione delle tre stelle della cintura di Orione. Ci siamo tornati e abbiamo rivisto una nostra vecchia conoscenza, l'architetto Vincenzo Di Gregorio, scopritore delle tre piramidi di Montevecchia. Siamo qui con l'architetto Vincenzo Di Gregorio, lo scopritore delle piramidi di Montevecchia. Ciao Vincenzo, come le hai scoperte queste piramidi? Mi sono trasferito a Montevecchia negli anni 70 e queste colline erano già note come forme piramidali, quindi la mia scoperta che siano delle piramidi era già nota perché era però stata attribuita a una casualità naturale, a uno scherzo della natura. Poi quando il Parco Regionale di Montevecchia si è insediato, la prima cosa che ha fatto è fare un volo aereo e facendo per la prima volta queste foto aeree mi sono accorto che queste colline viste dall'alto avevano qualcosina in più di una curiosa forma piramidale. È da lì che è nata la mia volontà di capire se era artificiale o se era naturale. Alla fine sono state dichiarate dai scienziati artificiali, cioè quindi sono colline naturali come ci sono in zona qua altre colline simili con questi cucuzzoli curiosamente lavorati dall'acqua e dal vento, che però in epoca preistorica, nel senso prima della storia dei Romani e dei Celti che noi conosciamo, qualcuno si è preso la briga di farle diventare delle piramidi, di modellare le facce orientandole a est con delle inclinazioni tutte uguali. Thank you.
nostro sasso in monolite, una forma di granito, pietra dura, non calcarea, messa esattamente perpendicolarmente. Siamo arrivati a vedere dove il sasso si infilava nel terreno e si vede proprio la fessura, quindi l'hanno scavato orientandolo perfettamente a est e ovest e poi lo sono portato in spalla e l'ho fatto cadere dentro. 40-50 tonnellate nella collocazione, è andato un po' di colpi, di terzo si è fessurato, infatti il sasso è rotto, però ci sono 2-3 centimetri di differenza, cioè è il sasso unico che si è spezzato quando l'hanno inserito. Quindi a quando potrebbero risalire come età? Allora, io ho provato a dare diverse ipotesi, 5.000-5.200 anni fa, quindi stiamo parlando di qualcosina, qualche secolo prima delle famose piramidi egizie di Saqqara, perché qua sono arrivati degli agricoltori dalla zona della famosa mezzaluna fertile e sono arrivati nel 4200 a.C., cioè 6200 anni fa. L'hanno chiamati i popoli dei Vasi a bocca quadra. In questa zona abbiamo trovato tracce archeologiche di questi vasi, quindi ammettiamo un migliaio di anni per ambientarsi, per coltivare, per creare una struttura e anche popolazione tale da poter concepire e realizzare opere di questa imponenza. Arriviamo sui 5000 anni fa. Nel tuo libro c'è una foto che mostra un probabile ingresso di questa piramide che abbiamo alle nostre spalle. Ma cosa c'è secondo te dentro la piramide? La piramide in Egitto, tanto per fare un raffronto di quello che tutti conosciamo, non si sa se sono tombe o meno, però tutte le piramidi hanno dei cunicoli che portano a delle stanze ipogee. Quindi un popolo che ha una cultura simile e che ha deciso di perdere del tempo a modellare delle colline a forma di piramide non può non avere realizzato qualcosa di simile, quindi una stanza ipogea che c'è all'interno della seconda piramide, perché ne ho avuto una conferma dal nipote del precedente proprietario del terreno. Hanno trovato questa stanza, eravamo nella seconda guerra mondiale, quindi la cosa più logica era che pensassero fosse un bunker. L'esistenza di questa stanza sarà tramando da padre in figlio e quindi abbiamo la certezza che c'è una camera ipogea sotto la seconda piramide. L'ingresso è ancora tutto da scoprire. Ho fatto vedere la sovrintendenza di Milano, ho detto ecco questo qua sicuramente è pre-romano, quindi celtico, ed erano tutti squadrati della stessa dimensione, no? Che sono stati utilizzati per il fronte sud di questa costruzione dove crescono questi canneti, perché dentro lì c'è il pozzo, quindi da qua, e se vedi siamo esattamente a metà quota, esce dell'acqua e il pozzo serviva per... Quindi c'è dell'acqua che si accumula periodicamente all'interno di questa piramide che poi fuoriesce da quelle parti dove c'è quel canneto? Sì, diciamo che abbiamo vari indizi, cioè di un'esistenza di un pozzo, di una camera ipogea che si riempie d'acqua d'inverno quando piove tanto e l'acqua fuoriuscendo si porta sino all'altezza di questa stanza. E in questa zona di canneti non c'è. Sulle pareti di questa costruzione abbiamo trovato una pietra con dentro dei cristalli di calcite, cristalli di calcite che si possono formare solo all'interno di cavità sotterranee dove c'è aria e acqua che evaporando crea cristalli di calcite. Di grotte in tutte queste colline non se ne conosce traccia, quindi è un secondo indizio dell'esistenza di una camera ipogea. Quindi canneto, acqua. E poi abbiamo la testimonianza di chi l'ha visto e c'è entrato, però fino a quando non si può scavare non si hanno certezze. Abbiamo altri collegamenti tra queste tre piramidi e le altre piramidi sparse per il mondo? Ma diciamo che queste qua sono orientate a est e ovest in maniera astronomica, è stata misurata da un vecchio astronomo Adriano Gaspani, il quale dopo varie sedute e utilizzando attrezzature satellitari di un certo livello ha georeferenziato tutta l'area e ha riuscito a misurare sia l'orientamento sia le pendenze. E la curiosità di questa roba qua è che le pendenze sono identiche sia sulla prima che sulla seconda piramide. Abbiamo un 23 gradi sui tre lati della piramide, abbiamo 23 su questi due perché
il terzo lato lo stavano ancora modellando, e la terza piramide, l'unico lato modellato, è anche lui di 23 gradi. Le piramidi egizie sono orientate nord-sud, quindi diciamo non è l'orientamento in sé, quanto il discorso di fare tre piramidi, quindi fare un complesso cerimoniale composto da tre piramidi che rimandano, per quanto se ne possa dire, alle tre stelle della cintura di Orione. In tutta Europa le tre stelle della cintura di Orione erano le stelle più adorate. Secondo me c'era una cultura identica, proto-egizia, che adorava questo tipo di costellazione e che si è diffusa in tutta Europa. Arriva qua su il blocco. E la cosa simpatica è che la parte che vedi rimbombata, che non si vedeva perché il terreno lo copriva tutto completamente, è stato fatto dai contadini, perché quando hanno voluto coltivare questa zona qua gli dava fastidio, hanno provato a tirarlo su, non ci pensano neanche, allora l'hanno picozzato e hanno abbassato per poter seminarci e coltivare sopra. Ah, ecco. La cosa bella è che c'è un altro blocco qua, di asse, chiaramente di un metro per un metro, che era la postazione dell'astronomo, a detta dell'archeastronomo Fabiano Gaspari, quale con degli elementi infissi sul monolite e con la postazione fissa riusciva a traguardare altri elementi, per esempio anche mettendo su un'asta o un pezzo di una pietra sull'estremità della piana, calcolare il solstizio d'inverno ed estate. Loro, i Celti, usavano più che il sole certe stelle, tra cui il Sirio, quindi quello lì è Monte Robbio, e riuscivano a calcolare, neanche con elementi diciamo poveri, riuscire ad avere misurazioni precise. Di piramidi sappiamo benissimo che ce ne sono in tutto il mondo. Sono in tutto il mondo e casualmente sono tutte intorno ai 5.000 anni fa. Successivamente le popolazioni hanno adorato altri tipi di religioni che non richiedevano la piramide come simbolo, per cui i greci, i romani e i celti non costruivano piramidi. Quindi abbiamo le piramidi in un periodo preciso, periodo storico, che siamo intorno ai 5.000 anni. Il santuario con le pietre in granito che pesavano, hanno necessità di fare un muro di sostegno. Sono allineate con est e ovest con una pressione di 0,5 gradi. Infatti Gaspani fa questo muro, non l'ha fatto i contadini, perché è esattamente in asse con il santuario. Ah. E fa parte della sistemazione archeoastronomica del. Allora, le incredibili piramidi di Montevecchia, dell'architetto Vincenzo Di Gregorio. Questa è un po' la summa di tutto quello che ho scoperto in questi ultimi anni. E questa ricerca è una ricerca molto lunga, che ha comportato sia entusiasmi sia anche delusioni, e che alla fine è stata corroborata da aiuti anche esterni di archeologi, e che hanno portato a capire tutto quello che si poteva sapere su queste piramidi, sia chi l'ha fatta, sia quando, sia perché, e sono un po' le domande che si fanno. È rimasta ancora da scoprire la ciliegia finale che chiuderebbe il cerchio, che è quella di trovare la famosa tomba o la camera ipogea. Diciamo, le foto aeree danno degli indizi, però in Italia se si scava qualcosa si trova sempre. Bisogna avere le autorizzazioni, perché la ricerca archeologica in Italia può essere fatta solo dagli archeologi che possono scavare con l'autorizzazione della sovrintendenza. Questo studio per me è uno studio propedeutico per dare degli indizi ad altri che possono portare avanti delle scoperte molto importanti. Chiuderebbe il cerchio anche ai vari egittologi che sarebbero interessati a questo tipo, ad approfondire questo tipo di piramide, no? Che non è una piramide costruita, ma una piramide modellata rispetto a quella egiziana. Ringraziamo l'architetto Vincenzo Di Gregorio, mi raccomando, andate a comprare il suo libro se siete interessati a questo argomento, e poi me lo autografi la mia copia, vero? Pagamento.
E ora passiamo in rassegna altri interessanti misteri egizi, cominciando da quello riguardante le tecniche di costruzione utilizzate per realizzare non soltanto le piramidi, ma anche altri grandi monumenti. A prescindere dall'età delle piramidi o della Sfinge, nessuno sa ancora spiegare come gli antichi costruttori riuscissero a trasportare per centinaia di chilometri e sollevare a grandi altezze massi pesanti anche decine di tonnellate. Ricordiamo che la piramide di Cheope misurava poco meno di 150 metri di altezza. Tanto per fare un confronto, era alta come un grattacielo di 35 piani. La cosa straordinaria è che gli egizi del 3000 a.C. non conoscevano né la ruota né la carrucola e non possedevano altro che strumenti in rame, un metallo un po' scadente dopo tutto, di certo non adatto a costruire simili opere. Inoltre, la storia dell'Egitto si estende sulla linea del tempo per 3000 anni, dall'antico al nuovo regno. Per logica saremmo indotti a pensare che con lo scorrere dei secoli potessero migliorare anche le tecniche costruttive, invece è esattamente il contrario. Con il passare dei secoli si costruì sempre meno e opere sempre meno ambiziose, proprio come se gli egizi avessero dimenticato come si faceva. Non vi sembra un po' strano? Solitamente ci aspetteremmo una parabola crescente, invece le piramidi si collocano subito all'inizio della storia dell'antico Egitto. Altri due grandi misteri li troviamo nei templi di Abydos e Dendera. Nel primo sono presenti, su un architrave, quelle che sembrano essere raffigurazioni stilizzate di mezzi di trasporto moderni e futuristici. Si tratta soltanto di pareidolia? Invece nel tempio di Dendera, sulle pareti interne, sono presenti dei bassorilievi che sembra proprio rappresentino delle lampade. Gli egizi conoscevano forse l'elettricità? Se così fosse, potremmo allora comprendere come facessero a dipingere sulle pareti delle loro tombe, scavate a decine se non a centinaia di metri sottoterra, nella Valle dei Re e delle Regine. Anche gli egittologi sono d'accordo sul fatto che gli antichi artisti non usassero torce o lampade ad olio. Dendera conserva forse il loro segreto? Potrebbe essere. Non basta certo una puntata per parlarvi dei misteri egizi. Questo popolo così affascinante ci incanta ancora oggi, svelandoci pian piano tesori e verità. Gli stessi archeologi affermano che finora è stato scoperto soltanto il 30% dei monumenti e dei reperti egizi. Ciò significa che il 70% dei tesori d'Egitto si trova ancora sepolto tra le sabbie del deserto, in attesa di essere riportato alla luce. Chi volesse saperne di più sui misteri dell'antico Egitto può leggere Dei del cielo, dei della terra di Giorgio Pastore e Remon Edizioni, una sorta di manuale di archeologia misteriosa, da non perdere. Inoltre un libro fondamentale è Civiltà sepolte di Ceram e Einaudi Editore, un libro di saggistica che si legge come fosse un romanzo, un piccolo tesoro di storia, archeologia e curiosità legate alle antiche civiltà. Per approfondire le vostre conoscenze in merito alle piramidi italiane di cui abbiamo parlato in questa puntata, vi consigliamo Le incredibili piramidi di Montevecchia, più antiche di quelle egizie e forse le più antiche del mondo, di Vincenzo Di Gregorio, che abbiamo intervistato in questo episodio.